Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Martedì 24 agosto 2021, un caro saluto da Davide De Amicis e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Radio Speranza in Blu, che questo giorno si apre con la presentazione avvenuta ieri nella sede di Rieti della struttura commissariale del rapporto sulla ricostruzione in Italia centrale aggiornato a giugno 2021, quasi 40 pagine che delineano il quadro analitico dei 138 comuni del cratere 2016, a cui si aggiunge un focus su Amatrice, Accumuli e Arquata del Tronto, i comuni maggiormente colpiti dalla scossa del 24 agosto 2016, di cui oggi ricorre il quinto anniversario. Le domande di contributo per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma 2016 sono cresciute oltre quota 20.000 e riguardano 52.000 unità immobiliari di tipo residenziale e 1.150 immobili produttivi. L'importo richiesto dai cittadini è di 5,4 miliardi di euro. Le richieste approvate, oltre i 10.000, sono cresciute molto velocemente nell'ultimo anno e in particolare nei primi sei mesi del 2021, nel corso dei quali sono stati approvati 3.300 richieste di contributo e completati oltre 1.100 cantieri. Dall'avvio della ricostruzione sono stati ultimati 5.000 interventi su edifici, con 12.000 unità residenziali completate e in corso i lavori in altri 5.000 cantieri per 13.000 ulteriori abitazioni. Vogliamo innanzitutto ricordare con commozione l'anniversario del 24 agosto. Ci sono stati troppi morti, 299, e il nostro pensiero va ai familiari delle vittime e a tutte le persone che hanno sofferto e soffrono ancora oggi, ha dichiarato il commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini durante la presentazione del rapporto. I dati di cui diamo conto mostrano segnali molto positivi, ma c'è molto ancora da fare. Il modo migliore per onorare la memoria di quei morti è mostrare rispetto per la sofferenza delle persone e ricostruire case sicure e in tempi ragionevoli. E dopo la pubblicazione del focus sulla ricostruzione in Italia centrale è arrivato anche il commento del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. Il terzo rapporto sulla ricostruzione presentato dal commissario, a giudizio del presidente della Regione, certifica la grande accelerazione impressa dalla Regione Abruzzo e l'efficacia delle misure speciali e delle assunzioni di personale richieste da tempo. Nella relazione del commissario si legge infatti che nelle domande accolte per la ricostruzione privata l'incremento più consistente in termini percentuali si è registrato in Abruzzo con un più 197%, seguito da Umbria più 98%, Lazio più 93% e Marche più 82%. Nei soli primi sei mesi del 2021 i decreti di contributo emessi dagli uffici speciali sono stati 3.317, più di 550 decreti al mese. La forte accelerazione nell'emissione dei decreti di contributo si deve principalmente all'adozione dell'ordinanza numero 100, che ha consentito una drastica riduzione dei tempi di istruttoria. Alla maggiore efficienza degli uffici speciali della ricostruzione delle quattro regioni ha contribuito anche il sostanziale rafforzamento delle risorse umane in dotazione, con altre 350 assunzioni in via di completamento. Poteri speciali esercitati con le ordinanze straordinarie e assunzioni di personale che la Regione ha richiesto fin da subito a Governo e Parlamento, ma ottenuti da circa due anni di attesa. In ogni caso, a parità di strumenti e organizzazione messa in campo, l'Abruzzo, spiega la Regione in una nota, registra di gran lunga la crescita più evidente, che ha sostanzialmente consentito di colmare il ritardo ereditato all'inizio del 2019. Del resto, far decollare la ricostruzione post-sisma e far ripartire i territori segnati dal cataclisma del 2016-2017, insieme al completamento della ricostruzione del primo cratere 2009, era tra gli obiettivi principali. E siamo all'aggiornamento sull'emergenza coronavirus in Abruzzo con i dati di ieri, lunedì 23 agosto. Ammontano a 11, di età compresa tra 12 e 84 anni, i nuovi casi positivi al Covid registrati in regione, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 78.323, mentre sono stati 105 i guariti registrati ieri. Del totale dei casi positivi, 19.777 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 12 in più rispetto a domenica.
20.131 in provincia di Chieti, numero invariato ieri, 19.124 in provincia di Pescara, 5 in più rispetto a domenica, 18.532 in provincia di Teramo, 4 in più rispetto a domenica, 637 di fuori regione, numero rimasto invariato, e 122, 10 in meno rispetto a domenica, per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso e sale a 2.520, si tratta di una 95enne della provincia dell'Aquila. 65 pazienti, 4 in più rispetto a domenica, sono ricoverati in ospedale in area medica, 13, uno in più rispetto a domenica, con un nuovo ingresso in terapia intensiva, mentre gli altri 2.175, 100 in meno rispetto a domenica, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Ieri sono stati eseguiti 798 tamponi molecolari e 1030 test antigenici. Il tasso di positività è pari allo 0,60%. Ci spostiamo a Pescara, dove l'Associazione Pescara Tutela, presieduta da Licio Di Biase, propone all'amministrazione comunale di concorrere per Pescara Capitale Italiana della Cultura 2027. Inoltre propone di definire nella città quattro poli o distretti turistico-culturali e commerciali. Dunque l'Associazione Pescara Tutela si pone l'obiettivo di far concorrere il Comune di Pescara al bando del Ministero dei Beni Culturali per Pescara Capitale Italiana della Cultura 2027, ovvero a 100 anni dalla nascita istituzionale dell'attuale città, frutto della riunificazione di Pescara e Castellammare dopo la separazione del 1806. Il progetto della Capitale Italiana della Cultura nasce nel 2014 e si pone tra gli obiettivi di valorizzare i beni culturali e paesaggistici e di migliorare i servizi rivolti ai turisti. Il Comune, spiega Di Biase, per concorrere all'obiettivo del 2027 deve partecipare al bando del Ministero dei Beni Culturali del 2024. Inoltre l'Associazione Culturale Pescara Tutela, nell'ambito dell'evento La Piazza Forte di Pescara, tre secoli di storia, ha organizzato un confronto con la soprintendenza e l'amministrazione comunale su Rampigna e su altre emergenze archeologiche nell'area della vecchia Piazza Forte. L'associazione propone all'attenzione della città, per determinare un salto di qualità nella politica culturale e turistica, ovviamente con risvolti commerciali, l'individuazione di quattro poli o distretti turistico-culturali e commerciali, e precisamente il polo degli eventi nella Pineta d'Avalos, caratterizzato da Aurum, Teatro d'Annunzio, Auditorium Flaiano e Auditorium Cerulli, il polo del fiume e del mare, da localizzare alla foce del fiume Pescara, avendo come luogo identitario il Museo del Mare, il polo della contemporaneità, da identificare nell'area compresa tra il Museo Vittoria Colonna, il Museo Imago e il vecchio mercato coperto di via Cesare Battisti, nuovo luogo degli incontri, il polo storico-culturale, da identificare con il perimetro della vecchia Piazza Forte, un'area che va oltre il semplice centro storico. L'identificazione di questi poli o distretti deve determinare scelte politiche in sintonia con la valorizzazione del patrimonio esistente e con la loro esaltazione in chiave turistico-commerciale. E la sezione Italia Nostra di Pescara promuove un appello perché la Pineta resti riserva d'Annunziana. La sezione Italia Nostra di Pescara, afferma il presidente Massimo Palladini, segue con attenzione le problematiche legate agli esiti del drammatico incendio nella riserva regionale Pineta d'Annunziana ed afferma con convinzione la necessità di un accorto restauro naturalistico di quella preziosa risorsa verde della città. Per questo favorisce ogni espressione che si avvolta a riaffermare il carattere speciale di questa testimonianza storica e paesistica del nostro territorio ed è preoccupata dal manifestarsi di posizioni volte a liquidarne il valore, ora che il danno si è compiuto, con errate ricostruzioni storiche e discutibili argomentazioni scientifiche. La riserva, sottolinea il presidente di Italia Nostra Pescara, va difesa e soprattutto attuata integralmente. A tal fine è stato promosso l'appello, firmato da 18 personalità pescaresi per nascita o ruolo svolto, che chiede ai poteri pubblici di muoversi in tal senso. All'appello potranno aggiungersi le adesioni di chi lo condivide, rafforzando la difesa di questo importante bene comunale della città. Tra i 18 firmatari spicca la scrittrice Donatella Di Pietrantonio, i professori ordinari dell'Università D'Annunzio di Chieti Pescara, Saverio Santamaita, Adriano Ghisetti Giavarina, Giampiero Di Plinio, Stefano Trinchese e il presidente del corso di laurea in Scienze dell'Habitat Sostenibile dell'Università D'Annunzio Chieti Pescara, Matteo Di Venosa. La comunità cittadina parrocchiale di Guardia Grele, dopo 422 anni, si appresta a salutare con commozione qualche polemica i frati cappuccini che da domenica 29 agosto si avvicenderanno con i padri camilliani.
Venerdì 27 agosto alle ore 18 sarà l'arcivescovo di Chieti Vasto, Monsignor Bruno Forte, a presiedere la Santa Messa di accoglienza del nuovo parroco, padre Mario Agasantis, vicario provinciale dell'Ordine dei Camilliani, che rileverà il parroco uscente, padre Luca Di Panfilo. È arrivato il termine del nostro passaggio storico a Guardia Grele, al convento dei Cappuccini, annuncia il frate, in cui la comunità francescana ha vissuto per ben 422 anni. Questo il messaggio di padre Luca Di Panfilo. Oggi, martedì 24 agosto 2021, la Chiesa celebra la festa di San Bartolomeo Apostolo. In chiusura siamo al meteo. Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, con schiarite al mattino sul settore occidentale e possibili annuvolamenti nel Teramano e nel Pescarese. Dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio assisteremo allo sviluppo di addensamenti consistenti, ad iniziare dalle zone interne montuose, con rovesci e manifestazioni temporalesche, localmente di moderata o forte intensità, in estensione verso il Teramano, il Pescarese e il Chietino, con fenomeni in probabile estensione verso le aree costiere. Non si escludono forti raffiche di vento e occasionali grandinate. Attenzione! Annuvolamenti e instabilità continueranno ad essere presenti in nottata e nella mattinata di domani e potranno favorire nuovi rovesci anche a carattere temporalesco, localmente di moderata intensità. Temperatura in diminuzione anche sensibile dal pomeriggio sera, in particolare sul settore orientale e costiero, venti deboli dai quadranti settentrionali con rinforze lungo la fascia costiera e sulle zone collinari prossime alla costa. Possibili forti raffiche durante i temporali, il mare sarà poco mosso con moto ondoso in aumento nel corso della giornata. Il meteo a cura di Giovanni De Palma, direttore di abruzzometeo.org. Ed è tutto con il nostro GR, vi ricordo l'appuntamento alle 10.30 con la rassegna stampa da Davide De Amicis che vi ha parlato. Grazie per l'attenzione e a risentirci a più tardi. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.